Consigliere Alaia, come gruppo del centrodestra, voi state svolgendo in città metropolitana un lavoro di collaborazione ma anche di opposizione dura. Oggi il nostro ruolo come opposizione è un ruolo che comunque ci impone su determinati argomenti di fare un'opposizione non tanto, dura, ma bensì costruttiva su argomenti molto importanti. Quindi su ogni tema noi decideremo il da farsi e su svariate tematiche noi faremo sicuramente un'opposizione molto dura. Su tematiche importanti come la Sapna, che abbiamo fatto un'opposizione durissima, possiamo dire che noi di centrodestra avevamo ragione. Quindi la Sapna è ritornata, diciamo, a città metropolitana, quindi possiamo dire che la nostra opposizione è stata molto, molto costruttiva per il bene di tutti i cittadini della città metropolitana. Una seconda domanda. Se lei dovesse indicare quali sono i temi su cui la città metropolitana deve maggiormente lavorare. Allora, oggi secondo me le priorità della città metropolitana devono essere soprattutto sulle scuole, sulle strade e sugli aiuti ai sindaci nei comuni. Sì. Un'ultima domanda, consigliere. C'è la legge Delrio, che oggi viene messa in discussione, ritiene che questa legge non sia più valida e che vada effettivamente superata? In che senso? Allora, io come capogruppo in città metropolitana mi sono più volte confrontato con i vertici del mio partito, perché tenere questa legge Delrio oggi è solo un danno per tutta la città metropolitana, perché è impensabile che un sindaco possa fare il sindaco di Napoli e il sindaco della città metropolitana. Quindi, onde evitare interferenze da parte di gruppi di potere, è giusto che il governo centrale abolisca questa legge che secondo me è incostituzionale e si ritorni al vecchio sistema elettorale con le vecchie province, per dare più spazio e più competenze a città metropolitana, visto che siamo la terza città, d'Italia e l'ottava in tutta Europa, e quindi credo che c'è bisogno di una riforma, quanto prima di questa legge elettorale, almeno a fine mandato di questo governo.